Grande risultato per l'amministrazione. Noi continuiamo in questo percorso. Noi siamo particolarmente contenti e orgogliosi per questa 21esima bandiera blu. 21 anni significa un lungo percorso, una cosa alla quale, un traguardo al quale noi siamo affezionati e sentiamo nostro nel modo di vivere, nostro nel modo di amministrare, nostro nel modo di fare attenzione a tutto quello che è la tematica ambientale, che va in una serie di componenti, una serie di iniziative e di attività che noi abbiamo messo in campo proprio per intensificare, per avere sempre di più questo riconoscimento. Un momento importante perché la bandiera blu noi presentiamo in questo momento istituzionale, l'abbiamo fatto poco fa sul palco, anche 365 giorni di attività amministrativa e anche l'occasione per presentare il nostro calendario degli eventi. Ci sarà Claudia Gerini, ci sarà un concerto ad agosto di Giuliano Palma, tantissime altre iniziative di carattere culturale, il premio Alferano al Castello dell'Abate, le mostre al castello e soprattutto con un grande ringraziamento anche al lavoro che tutte le associazioni turistico-culturali svolgono non solo nel periodo estivo ma durante tutto l'anno a supporto dell'amministrazione con l'organizzazione di eventi altrettanto importanti. Tanti momenti di intrattenimento questa sera, tra i quali anche i presentance, un gruppo giovanile che stasera si è esibito qui sul palco di Marina Piccola. Stasera noi abbiamo riservato uno spazio importante sul palco di Marina Piccola ad un orgoglio del territorio di Castellabate, un gruppo di giovani ragazzi di Castellabate, i Presentenza appunto, che hanno già presentato un CD e io accolgo appieno perché uno dei ragazzi dal palco ha fatto un appello a chi si occupa di cultura a incentivare questi giovani, a dare spazio a questi giovani. Io accolgo con grande piacere, lo farò sicuramente, questo appello, perché sicuramente ci saranno tantissime altre occasioni nel comune di Castellabate, ma mi auguro non solo nel comune di Castellabate, per dare il giusto rilievo a tutti i giovani che stanno dando prova di una grossa capacità musicale. Ogni anno la Notte Blu è sicuramente la festa dedicata alla nostra bandiera blu per le bellezze del nostro mare, delle nostre coste, però è anche la festa delle nostre attività commerciali, dei pubblici esercizi che ogni anno organizzano questo bellissimo evento. Quest'anno c'è stata anche un'anteprima della Notte Blu che è stata fatta il 29 giugno ed è stata una bellissima esperienza perché ha anticipato un pochino questo che era l'evento principale e penso che anche l'anno prossimo lo ripeteremo. Comunque è una serata bellissima che ogni anno riesce molto bene, porta tanti turisti, una presenza veramente notevole di turisti e noi cerchiamo di fare del nostro meglio come attività commerciali per dare il benvenuto a tutti coloro che vengano a trascorrere le loro ferie nel nostro comune.